Emiliano Brancaccio. Ricordo a tutti, tra l'altro, che è appena uscito un testo del professor Brancaccio che si intitola Non sarà un pranzo di gala, crisi, catastrofe, rivoluzione, mi pare edito da Meltemi Editore, che si interroga sulla situazione economica e sociale e politica italiana e anche in generale europea, si interroga sulle sorti di quello che rimane del movimento operaio e delle sue organizzazioni rappresentative e soprattutto cerca di trovare un punto di vista autonomo del movimento operaio, della classe lavoratrice sulla situazione che stiamo vivendo. Al professor Brancaccio vorrei anzitutto chiedere se può un commento su ciò che è stato detto fino ad ora e poi a lui appunto vorrei chiedere se ritiene che appunto politiche keynesiane siano sufficienti e se non lo sono, come io ritengo che lui pensi, per che cosa dovremmo lottare, se esistono alternative al keynesismo. Allora, grazie davvero per questo invito. I colleghi che mi hanno preceduto hanno fatto una serie di riflessioni importanti, soprattutto sul versante della politica economica. Io, se Marco è d'accordo e se siamo d'accordo, io girerei un po' la questione, nel senso che farei un intervento un po' più accademico e di metodologia della ricerca, per poi fare, magari al secondo giro, un rilievo legato più alla questione politica e di politica economica. E vengo quindi alla domanda maliziosa di Marco, cioè se siamo diventati tutti post-keynesiani, e più in generale se siamo diventati, diciamo, tutti eterodossi, tutti economisti critici. Ecco, la mia risposta è no, non mi sembra proprio. Forse per aiutare la discussione tra appunto ricercatori e tra studiosi, forse è il caso che io vi fornisca quella che secondo me è una possibile tassonomia tra, diciamo, approccio mainstream e approccio critico, una linea di demarcazione althusseriana, si potrebbe dire. Io definisco approccio mainstream quell'approccio che determina i prezzi relativi e la distribuzione del reddito sulla base di una ottimizzazione vincolata dell'utilità, vincolata alla scarsità delle risorse e dei cosiddetti fattori produttivi, che conduce quindi a determinare dei prezzi diciamo le variabili distributive in termini di indici di scarsità relativa. Tutti gli approcci mainstream, al netto di ostacoli istituzionali, di imperfezioni, di asimmetrie informative, giunge poi alla fine a questo tipo di determinazione dei prezzi e delle variabili distributive in termini di indici di scarsità relativa. Tutte, diciamo, le teorie che non utilizzano questo impianto di determinazione dei prezzi e della distribuzione, secondo me possono essere definite teorie critiche, approccio critico, impostazioni alternative. Questa è, secondo me, una possibile linea di demarcazione che coglie, io credo, uno dei punti essenziali poi delle differenze tra gli approcci teorici. Giusto per essere chiari, diciamo, degli oggetti di cui stiamo parlando. Ora, perché io dico che non siamo diventati tutti post-keynesiani, non siamo diventati tutti economisti critici? Per chiarire questo punto, mi avvalgo, come talvolta faccio, della evoluzione e delle contraddizioni del pensiero economico di Olivier Blanchard, che è stato citato anche dai colleghi, ex capo economista del Fondo Monetario Internazionale, autore, secondo me, del miglior manuale di macroeconomia mainstream da molti anni in circolazione. Allora, Blanchard, come forse saprete, ha ammesso un debito di riconoscenza verso il pensiero post-keynesiano e critico più in generale, ha citato espressamente Kaldor, Minsky e altri come riferimenti per la ricerca contemporanea e in un dibattito che abbiamo avuto qualche tempo fa a Milano, Blanchard ha anche preso le distanze dal suo amico Jean Thirault,
che vorrebbe vedere, dirò, dico, vorrebbe vedere tutti gli eretici morti, almeno dal punto di vista accademico, ci vorrebbe vedere tutti morti, dirò. Ecco, Blanchard, diciamo che non è quel genere di inquisitore tolemaico. E tuttavia, nel tratteggiare le caratteristiche dell'economia pandemica, devo dire che Blanchard adotta un criterio di analisi che è molto distante da qualunque impostazione di tipo critico, post-keynesiano, eterodosso. In particolare, nell'ultima edizione del suo manuale, che è uscita poche settimane fa, e in alcuni contributi più avanzati, Blanchard elabora proprio un'analisi degli effetti economici della pandemia. E la caratteristica di questa analisi è che si basa su un nuovo equilibrio di disoccupazione, chiamiamolo equilibrio da distanziamento sociale, un equilibrio che viene costruito sull'ipotesi che prima della pandemia vigesse un tradizionale equilibrio naturale, caratterizzato, proprio con riferimento all'impianto mainstream, caratterizzato da un impiego del lavoro e della capacità produttiva in generale riconducibili per vie, diciamo, più o meno indirette a una tipica ottimizzazione sotto dati vincoli di scarsità informativi e istituzionali. Un ottimo neoclassico in ultima istanza. Ora, come cerco di mostrare Marco ha fatto gentile riferimento a un mio libretto che si chiama Anti Blanchard, esce tra poco la quinta edizione, e appunto in questo libretto io cerco di mostrare che questa modalità, diciamo, blanchardiana di costruzione dell'equilibrio da distanziamento sociale, che è basata essenzialmente sul solito equilibrio naturale, ebbè, questa modalità blanchardiana rende immediatamente stringente il vincolo, diciamo, dal lato dell'offerta. E quindi solleva quasi immediatamente un problema di rischio inflazionistico. Ecco, questo rischio inflazionistico, che incombe, diciamo, molto presto nell'analisi blanchardiana della pandemia, invece a livello macroeconomico non si intravede, o è molto al di là dal venire, pur nelle condizioni di distanziamento sociale. Se invece di partire dal consueto equilibrio naturale neoclassico, facciamo partire l'analisi da un equilibrio diverso, che possiamo chiamare post-keynesiano, che possiamo chiamare equilibrio conflittuale, come talvolta io faccio. Ecco, voi capite che l'evocazione o meno, in questa fase soprattutto, l'evocazione o meno di un rischio inflazionistico mette in evidenza due modi teorici e politici molto diversi di interpretare gli effetti della pandemia e più in generale di interpretare la reazione alla pandemia del meccanismo di riproduzione capitalistica. E ovviamente l'esistenza di questi modi diversi denota che non siamo affatto diventati tutti post-keynesiani, tutti eterodossi e tutti critici. No, io direi che anche la più avanzata, anche la più recente letteratura mainstream si tiene alla larga dai canoni, diciamo, del pensiero critico. E un altro motivo, secondo me, per cui non siamo diventati tutti post-keynesiani, non siamo diventati tutti eterodossi, è che in questi tempi, anche in questi mesi, accade più spesso che siano pezzi di analisi eterodossa a essere incorporati nella ricerca economica mainstream che non viceversa. Mi spiego. Con Mauro Gallegati e Raffaele Giammetti ci accingiamo a pubblicare un'ampia rassegna in cui mostriamo che, per esempio, gli agent-based models, che rappresentano una notevole innovazione nel campo della ricerca economica, ebbene, fin dal loro avvento, gli agent-based models sono stati prevalentemente assorbiti in strutture analitiche di stampo neoclassico. Cioè, per intenderci, abbiamo scoperto che sebbene gli agent-based nascano chiaramente come eresia metodologica, ebbene oggi risulta maggioritaria la letteratura che incorpora questa eresia metodologica in strutture logiche neoclassiche. Più precisamente, noi mostriamo che la metodologia innovativa agent-based
è stata il più delle volte utilizzata nell'ambito di strutture teoriche costruite intorno al caposaldo neoclassico, appunto, della massimizzazione dell'utilità sotto vincolo di scarsità, con i prezzi e le variabili distributive, come dico, calcolati nei termini neoclassici consueti, cioè come indici di scarsità relativa. Ovviamente, questa ricollocazione dell'innovazione agent-based in un contesto logico neoclassico ha implicazioni enormi sul piano teorico e sul piano politico. E quindi, stando almeno alla letteratura di questi anni, inclusa la letteratura di epoca Covid, sembra più facile che metodi di ricerca chiaramente eretici, come per esempio gli agent-based, vengano il più delle volte assorbiti nelle strutture logiche dell'ortodossia, che non viceversa. Quando abbiamo iniziato questa rassegna, prevedevamo qualcosa del genere, ma il risultato quantitativo va, devo dire, al di là di quello che pure ci attendevamo. E questo, secondo me, pone un problema, per dirla con Nietzsche, del vivere pericolosamente degli eretici. Che poi molto prosaicamente è il problema del sopravvivere accademicamente. Nel senso che questo sopravvivere suggerisce pure, tra le tante cose, magari di prendere una metodologia innovativa, nata con propositi dichiaratamente eretici, e magari di cercare in tutti i modi di adattarla ai canoni del paradigma prevalente, magari anche solo per facilitare la pubblicazione su una rivista di alto rango. Questo è uno degli innumerevoli esempi che potremmo fare di come i sociologi la chiamano sociologia del potere, condiziona il progresso scientifico. E io direi che, almeno nel senso di Lakatos, pregiudica il progresso scientifico. E quindi io direi, per chiudere questa fase, dopo la grande recessione internazionale del 2008, e nel mezzo della crisi pandemica del 2020, io non penso che siamo diventati tutti post-keynesiani, non penso che siamo diventati tutti economisti critici, no, io penso al contrario, che siamo in una fase in cui il pensiero economico critico deve lottare duramente anche per affermare soltanto la propria esistenza. E io, da questo punto di vista, mi permetto di fare questa osservazione. Io penso che una cosa bella che un'iniziativa come questa, come la vostra, come questa che avete organizzato, potrebbe, diciamo, mobilitare, è proprio di tentare di avviare un'iniziativa di politica accademica che riprenda i vari appelli del passato al pluralismo della ricerca economica, ne ricordo uno portato avanti da Roncaglia e altri qualche anno fa, che insomma sensibilizzi la comunità scientifica, che investa le associazioni del settore, il CUN, che certamente fanno tanto ma possono fare di più, in sostanza un'iniziativa che sollevi a livello politico istituzionale il grande problema posto da Lakatos, e cioè che la storia della scienza è stata e deve essere una storia di paradigmi in competizione tra loro, e più presto inizia la competizione tanto meglio è per il progresso della scienza. Ecco, diciamo che nel campo della scienza economica, per adesso la competizione tra paradigmi è un po' falsata, per usare un eufemismo. E allora sarebbe utile affrontare a viso aperto questo problema, con un'iniziativa, ripeto, politica e di politica accademica, per consentire alle giovani e ai giovani critici di lottare in accademia ad armi, se non pari, almeno non così impari come sono oggigiorno. Poi, naturalmente, io vengo qui da materialista storico, lo confesso, quindi rammento che la lotta delle idee, segue il corso della lotta sociale, quindi è chiaro che il problema non si riduce a una piccola disputa interna alla cittadella accademica. Però io penso che questa piccola disputa accademica, in questo tempo catastrofico, possa e debba essere riavviata con forze nuove, fresche, anche, io direi, un po' spregiudicate. E penso pure che i tempi, che questi tempi catastrofici, siano storicamente maturi per queste iniziative, persino in Italia, che dopo essere stata tempio, diciamo, del pensiero critico, è diventata una palude di conformismo
accademico. Ringrazio il professor Brancaccio per questo intervento chiarissimo.